Ragazzi, buon godere e bentornati nel secondo episodio di Project Playtime, che sto registrando ovviamente subito dopo il primo. Se avete visto il primo episodio saprete che il primo episodio è stato riregistrato due volte, perché la prima volta OBS ha detto no, non voglio registrare, quindi 50 minuti di video sono andati persi. Però rifacendo il primo episodio per la seconda volta, devo dire che è venuto sicuramente a livello di gameplay più divertente. Ci sono state alcune gag assurde con Boxy Book e Saltella e due partite perse, ovviamente, perché in questo gioco vincere è veramente difficile. Io non sono il più grande giocatore della vita, e qui sono tipologia di giochi horror incredibile. Primo episodio rifatto, abbiamo riparlato un po' della lore, abbiamo visto le VHS, insomma un episodio simpatico. Allora, in questo secondo episodio proveremo a giocare solamente come mostro. Ovviamente la mia intenzione sarebbe giocare come Aggiwaggi in questo episodio, poi ne farò un altro con Mami Longlegs e poi un altro con Boxy Book. Poi ragazzi, mi prende tantissimo e divento il più grande pro player italiano di questo gioco, cosa che non credo proprio, però intanto, allora, oggi giocheremo come mostro, cosa che non ho mai fatto, neanche nell'episodio che ho andato perso. Questa schermata non l'ho neanche mai vista, però deduco che qui, se ci sono delle informazioni sus, eccole qua. Allora, Aggiwaggi è canon nell'universo di Boxy Book, quindi vediamo che dice che non è un mostro con la quale giocare. Usa una forza bruta e la sua velocità per catturare le sue prede e stritolarle a morte. Vabbè, il classico Aggiwaggi di quartiere. Ha sempre, diciamo, una strategia pronta e ha gli occhi dappertutto. È confermato con un'abilità sua, questa era successo nell'episodio che è andato perso. Lui mette dei mini Aggiwaggi, tipo urlano quando passa uno, che cosa infame. Vieni visto questi mini Aggiwaggi, questi urlano e arriverà Aggiwaggi in un secondo. Vabbè. Questo Aggiwaggi è una copia di quello lì nel gioco o è proprio lo stesso Aggiwaggi? No, mi sa che dice che è una copia. La versione gigante del famoso giocato da Taekwondo nel 1984. In anni recenti una sua statua è stata messa lì all'entrata della fabbrica. Obiettivo cercare di evitarla a ogni costo. Vabbè, quindi questo è il background. Quindi qua possiamo customizzare Aggiwaggi, ovviamente non ci abbiamo niente, figurati. Queste sono le abilità che aspetta a comprare. Tra l'altro sono diverse ovviamente per i mostri, vedi? Va bene, interessante. Poi abbiamo Mami Longlegs. Lei, in assoluto, tutte le partite che ho visto Mami Longlegs le abbiamo perse tutte, perché è troppo forte rispetto agli altri. Può essere descritta come una spider, una creatura a forma di ragno, psychotic, quindi psicopatica, insomma, che gli piace di uccidere. Vabbè, best waifu. Uccide le sue prede ancora prima che loro possano vedere lei, quindi ancora prima di vedere Mami Longlegs sei morto. Poi, diciamo, salire sui muri e aspettare la sua preda in agguato. L'abilità di Mami di vedere oltre le pareti, ah ok, figo, per vedere meglio i bersagli e ucciderli velocemente, va bene. Mami è stata creata nel 91, quindi dopo Aggiwaggi. Eventualmente è stata trasferita nella Game Station con i ragazzini, dove divenne una figura importante in quell'area della fabbrica. Ok, infatti lei adorava i bambini e odiava gli adulti. E poi abbiamo la chicca, che è Boxy Book. È assurdo che per me l'abbiano canonizzata qui e non nel gioco base ancora, è incredibile. Tra l'altro non so per quale motivo la grafica è tutta pixellosa, credo ci sia qualche impostazione che non sta funzionando, però vabbè, andiamo avanti. È partita con una semplice scatola musicale che poi è stata trasformata in questo mostro terrificante. Veloce e agile, insomma è assetato di sangue. Può saltare e fare scatti veloci, infatti lo abbiamo visto nell'altro episodio. Può sorprendere la preda in molti modi, perché può diventare una scatola, sì questo l'abbiamo visto, e nascondersi punti sus. Quando la musica diventa sempre più forte, stai attento che potresti essere diventata la sua preda. È il risultato di molti esperimenti falliti, mi chiedo chi cavolo ci sia qui dentro. Il giocattolo originale è del 66, quindi è il più vecchio di tutti. Il giocattolo più vecchio, ma poi divenne il primo esperimento e da qui poi nacquero tutti quanti. Non incontrarla, va bene. Allora, io direi di provare Aggiwaggi però, tutta la vita. Prima volta in assoluto che gioco come mostro, vai. Tutte le volte che gioco come umano, becco gente che, diciamo, è al mio stesso livello e i mostri vincono sempre. Adesso che io giocherò come mostro, vedrete che incontreremo dei giocatori che sono talmente bravi che mi chiuderanno tutte le porte in faccia. Tutti i trick del mondo, vedrete. Però sono curioso, non ho mai giocato come mostro, dai, vediamo, magari è divertente. Come al solito il matchmaking ci mette mezz'ora. Perché dai, mi avevate detto che c'era poca gente a giocare a questo gioco, eh? Almeno due partite, dai. Almeno a salire livello 3. 3 su 7, forse ce la facciamo? Sono 7 minuti comunque, ragazzi, che sto registrando già, no? 6 su 7, dai, 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 dai. 5 su 7, niente. Teatro, dai, mettiamo teatro, che almeno è a tema Aggiwaggi, dai. Vedremo se abbiamo trovato tutta gente super skillata, eh? Vedremo, eh? Il mio scopo è almeno provare a uccidere qualcuno. Proveremo a abbracciare qualcuno, come dice Aggiwaggi, Aggi is forever. Proveremo a fare l'Aggiwaggi di quartiere e cercare di almeno sterminare due o tre persone, dai. È a tema Aggiwaggi questo posto, Aggiwaggi. Prima volta in assoluto che gioco come mostro. Spero i tasti siano gli stessi di quando gioco umano, altrimenti la situazione è problematica. Allora abbiamo... Madonna. Ah, ok, shift è la corsa assurda, pazzesca, incredibile. Ah, e posso posizionare gli Aggiwaggi. Mettiamone uno qua, va? Ah, ma un colpo alla volta, mi... Qualcosa mi dice che vinceranno molto facilmente, ragazzi. Eh?
Ok, ne abbiamo preso uno. Ok, cerchiamo di portarlo. Ok, stai giù. Vediamo un po'. Ok, preso. Eccoci qua. Eppure tu. E siamo a due. Mi incastro nei punti più sus. No! Il fatto di Miyagiwaki è fortissimo, veramente non male. Ti ho trovato. Eccoti qui. Tornerò a prenderti. Ecco fatto. Tu ragazzo mio fai una brutta fine. Ciao ciao. Mettiamo l'Agiwaki qui. Agiwaki arriva. Mi sono perso. Come si arriva là sopra? Oh, anche è arrivato. È scappato. Ho sentito. Prima l'ho visto passare, eh? Questo per morire. Visto, il birbante. Dovrò tornare a salvarlo, Ti ho visto prima, Ok, è morto. Perfetto, ne rimane solo uno. Almeno. Ecco fatto. È andata. Yes. Ok, ma non è che ho fatto un gameplay incredibile. Però dai, la prima partita l'ho vinto. Vabbè, bene, divertente. Ecco cosa si prova a giocare con Agiwaki. Dai, facciamone un'altra e poi saliamo di vero. Dai, facciamo sempre Agiwaki, dai. È divertente l'abilità di Agiwaki e puoi mettere i piccolini. Ma aspettavo ci essero più baccano, Però dai, c'è un'altra con Agiwaki e prossima volta ne farò sicuramente qualcuna con Mami Long Legs. Quarto episodio con Boxy Boo. Vediamo questi come so, Oh, mo sta arrivando gente, mo che devo andare via io sta arrivando gente, mo funziona. Vabbè, facciamo sempre teatro, vabbè, facciamo Playtime Factory, dai, proviamo a cambiare. Praticamente lui può fare lo scatto sus e ti abbraccia come è giusto che fa Agiwaki. Ah, no, com'era la frase? Hugs a day keeps the monster away. Una cosa del genere. E ho già usato lo scatto. Io metterei... Mettiamo i Agiwaki qui, tanto per fare i sus. Ma vediamo come sono questi. Magari questi sono fortissimi, ragazzi, ve lo dico. Più che altro vedo che la mappa è peggio di quella di prima. Ma questo non è lo stesso di prima? Porello. Vabbè. Quello sta solo, non l'ho visto però, Ok, questi sono più bravi ragazzi di prima. Ok. Vieni qua. Torniamo a casa, va? Ho messo dentro?
Non l'ho colpito tipo 4 volte, però non fa niente. Ma sempre lo stesso becco? Non l'ho preso? Ma l'avevo preso! Maledetto, mi è scappato per un pelo. Mi fottono perché sanno la mappa e non la so la mappa. Vediamo se riesco a fregarli, eh. Vai, stanno ancora uno su sei, c'ho tempo, eh. Io tendo a tenermi lo scatto solamente quando ne vale la pena. Mettiamo questo qui. Vediamo un po' se ritroviamo sti furbetti. Aki, aki waki. Mi sto svociando lì a fare aki waki. Ma non è facile perché sento i passetti sus, ma non vedo. No, qui non è passato. Beh, in realtà se c'hanno 10 minuti, eh. Vediamo un po' se mi fregano, ma. Ok, ne ho trovato uno. Non ci credo, non mi ha fatto lo sca. Ok. È andata. E Aki Waki vince di nuovo. Ciao ciao. Perché non me lo fa mettere? Scusami. Ah, non me lo faceva mettere. Ah, è automatico, io premo il pulsante. Vabbè, ok. Ragazzi, Aki Waki, vedete com'è diverso quando giochi come mostro. Ripeto, o becchi quelli proprio fortissimi e questi proprio skillati ci staranno sicuramente. Volevo fare una terza partita, ragazzi, non mi sa niente, eh. Niente, ragazzi, ci sto a provare, eh. Niente, però non mi trovo più nessuno. Cioè, o c'hanno tutti paura da Aki Waki, hanno visto la mia incredibile bravura a giocare come Aki Waki. Aki Waki. Due partite, finiamo l'episodio così, dai. Sicuramente mi sono divertito più a giocare come un mostro che nell'altro episodio a giocare come un povero essere umano divorato e dilaniato, oserei dire. Vabbè, ragazzi, dai. Due partite vinte. Giocare come mostro sicuramente più divertente. Quindi vedremo. Prossima volta proveremo Mammy Long Legs. Poi proveremo Boxing Boo. Sinceramente, se mi diverte, vedo che vi piace. È un modo pure per far vivere Pop Playtime in attesa del capitolo 4, che non si sa quando uscirà. Però Pop Playtime è diventato sicuramente parte integrante di questo canale. E sicuramente ci vorrei fare pure un episodio di 4 chiacchiere, dove magari chiacchiero un po', sto a guardare il calendario, di cose incredibili. Comunque, incredibile. Ragazzi, io vi ringrazio sempre del supporto nei confronti di Poppy Playtime e di tutte le altre serie su questo incredibile, godoso canale. Dal vostro Zoel Aki Waki vi siete divertiti un pochettino. Che cosa secondo voi? E ci vediamo alla prossima puntata.